Ben ritrovate sul mio canale. Oggi realizzeremo insieme questi orecchini e questo piccolo ciondolo con la resina. Il video è in collaborazione con la Cobiz. Vi lascerò tutti i link utili qui sotto e giù nell'info box. Vi ricordo che c'è uno sconto per tutte le iscritte al mio canale. Quindi, niente, passiamo subito al video. Ciao! Allora, ed eccoci al tutorial. Tra virgolette resinoso per la Cobiz. Allora, cosa andrò ad utilizzare? Andrò ad utilizzare queste basi. Ecco qui. Questo è il codice del prodotto e poi andrò ad utilizzare, scusate, quest'altro codice prodotto che sono praticamente questi elementi da nail art che con la resina UV andremo a mettere al di sopra di questi elementi. Io ho messo un pezzetto di scotch, vedete, ho messo anche sopra e sotto per evitare, insomma, che questo si muova e faccia delle ondulazioni e non dover poi ripassare, insomma, per levigare la superficie. Quindi andiamo subito al dunque e decido come posizionare i miei elementi. Ce ne sono ovviamente di tante tipologie, poi starà a voi sceglierlo quella che più vi piace, insomma, quadratini, rombi, gocce, ovali. Nella confezione ne escono di tre tipi, cioè escono tre dischetti completi. Io alcuni li ho utilizzati per fare un micro soutache. Penso di avervi mostrato forse su Instagram. Ecco qua, vedete, questo è navette, quadratini, gocce, quadrati più grandi, cuoricini. Quindi, secondo il vostro gusto personale, andate a scegliere come posizionarli. Mi raccomando, resina UV e lampada. Io vi consiglio da 36 watt per avere una, insomma, un'asciugatura completa. Probabilmente andrò anche, scusate se ogni tanto mi sposto, andrò ad utilizzare anche qualcuno di questi elementi, non lo so ancora, questo è il codice prodotto e niente, stacco, decido come fare e poi insomma vi mostro i vari elementi. Allora, dal kit io ho scelto questi piccoli elementi e li andrò a posizionare in questo modo. Ovviamente la resina la potete mettere sia bianca, cioè quindi trasparente, scusate, che colorarla. Io in questo caso la metterò trasparente e forse casomai dopo andrò a mettere qualche glitter, non lo so, sto ancora insomma valutando e pensandoci su. Ovviamente questi adesso sono attaccati sullo scotch, ma io andrò a fare un primo strato trasparente da quest'altro lato e questi ovviamente li andrò a rimuovere. Era solo una prova per vedere l'effetto finale. Allora, la resina che vado ad utilizzare è questa qui, Hard. Mi raccomando, io non la toccherò assolutamente la resina con le mani, utilizzerò la pinza ed un dotter. Voi mettete sempre i guanti, la mascherina, reggiate il locale. Io assolutamente cercherò di non toccarla e di non sporcarmi le mani. Io comincio a riscaldare la mia lampada un pochino prima perché vecchiotta, voi ovviamente regolatevi in base alla vostra lampada. Vado a fare un primo strato. In realtà, a furia di fare le prove, ho sporcato un po' lo scotch sottostante. Vabbè, andrò a pulire dopo con l'alcol. Vado quindi con il primo strato trasparente. Cercherò di non fare uno strato troppo spesso. Allora vado quindi a stendere la mia resina con il dotter all'interno del, insomma, del mio elemento, come lo vogliamo chiamare, bezel. In genere si chiamano così. Allora vado per farlo aderire proprio dappertutto, ok? Ovviamente faccio la stessa cosa anche dall'altro lato. Premunitevi con un accendino, per evitare, insomma, il formarsi delle bolle. Se l'avessi messo lo scotch su una tavola,
mi sarei facilitata il lavoro perché avrei mosso un po' la tavola per far scorrere la resina, invece io ho fatto proprio tutto così sul tavolo e quindi adesso procedo così. Ecco, come suggerimento, fate questa operazione su un elemento rigido che però poi potete andare a muovere. Quindi, insomma, procedete così. Vado a prendere l'accendino per le bolle. Con il secondo, sperando di non scottarmi. Allora vado quindi a questo punto a prendere la mia lampada e vado a fare, insomma, mi verrebbe da dire la cottura, ma in realtà non è una cottura. Vado a far catalizzare per un paio di minuti. Verifichiamo. Beh, direi di sì. Sembra che abbia catalizzato, speriamo. Allora, adesso andiamo a mettere un secondo strato e poi andremo ad applicare i nostri piccoli elementi Strass Dani d'Art. Quindi vado sia da un lato che dall'altro. Anche in questo caso non verserò troppa resina, insomma, per non fare il superstrato, anche perché non voglio che fuoriesca o che sporga insomma, dal mio elemento. Non so se andrò a mettere poi dei glitter, non lo so. Quindi vado in questo modo anche dall'altro lato. Cerco di essere abbastanza precisa e vediamo un po' se riusciamo a creare qualcosa di carino, ecco, perché poi alla fine, quando si fanno queste cose, questi bijou con la resina, insomma, si cerca di creare qualcosa di carino, di portabile, di leggero, almeno questo, insomma, è il mio intento. Ok, mi sembra che più o meno ci siamo. E come sempre vado con l'accendino e poi con l'aiuto, insomma, di una pinza cerco di, posizionare i miei elementi. Lo farò in modo speculare, quindi andrò a mettere una goccia, un ovale ed un'altra goccia in questo modo. Ok. E faccio una leggera pressione e faccio la stessa cosa dall'altro lato. Allora, ho fatto più o meno in modo speculare. Prima di andare a mettere in lampada, probabilmente adesso farò un disastro perché mi sono messa questi mico glitter sulle mani e provo a fare proprio una spolveratina così, senza esagerare, giusto per dare un po' di colore tutto intorno. Lo metto proprio nelle mani per evitare di fare troppo accumulo. Vediamo se riesco un po' sul bordo. Ok, va bene, vado così. Aspettate, pulisco le mani e vado ovviamente a fissare, a fare un po' di pressione e vado a mettere nuovamente in lampada e vediamo poi alla fine cosa ne viene fuori. Vado per un altro paio di minuti. E mentre la nostra lampada fa il suo lavoro, vi mostro cosa ho realizzato questo piccolissimo elemento a soutache utilizzando una goccina del nostro kit set da nail art ed ho realizzato ovviamente, poi ho messo tutto su questa resina ed ho realizzato questi orecchini perché ovviamente spazio sempre alla fantasia. Nel frattempo vi dico che probabilmente andrò ad utilizzare questa tipologia di monachelle, che sono queste, per il nostro, insomma, per i nostri pendenti in resina. E visto che ci troviamo, per dare spazio alla creatività, andrò a fare anche questo piccolissimo pendente a forma di luna. All'interno ci metterò della resina colorata con dei pigmenti che vi andrò a mostrare. Questo è il codice dei nostri elementi a luna. Ed anche in questo caso, all'interno, dopo averlo colorato, ci andrò a mettere un piccolo strass effetto di questi Dani d'Art. Ok, direi che la catalisi è finita. Vabbè, ovviamente dei glitter sono ancora sullo scotch. Il nostro elemento è finito e andiamo a staccare tutto e vediamo cosa è successo. Ovviamente io avevo proprio, scusatemi, lo scotch, quello adatto a queste cose, ma ovviamente non l'ho trovato e quindi ho utilizzato del comunissimo scotch e vado a staccare. Sperando, ecco, di non fare una strage. Ecco qua. Ovviamente in tutti i video vi fanno vedere che il risultato è super trasparente. Allora io ve lo faccio vedere, ma ovviamente non è super trasparente perché dietro restano i residui di scotch e questi vanno puliti. Quindi dopo lo lucido e ve lo mostro, vanno puliti
con una pezzolina di cotone e con del comune alcol, quello che abbiamo tutte in casa. Quindi questi sono i nostri due elementi. Vedete che secondo me un po' di glitterini, insomma, sono stati carini. Adesso vado a prendere, come vi ho detto, le mie monachelle. Ho incollato tutto il tavolo, però non di resina, ma di scotch. Quindi andrò a prendere le mie monachelle e degli anellini. Andrò a sgrassare prima il retro e poi ve li mostrerò finiti. Comunque, il risultato, come vedete, è comunque un orecchino, secondo me, molto carino. Quindi alcol etilico denaturato e pezzetta di cotone e vado a pulire il retro. Ovviamente non ve lo faccio vedere perché è una cosa un pochino noiosa, ma comunque insomma si procede in questo modo semplicemente fino a che non abbiamo rimosso tutti i residui di scotch. Ci dovrebbe essere un video in cui vi mostro insomma i vari step. Adesso mi sembra inutile. Vedete che man mano, vedete, questi sono i residui di scotch che si staccano dal retro. Quando fate questa operazione, insomma, esercitate un po' di pressione, ma non distruggete quello che avete fatto, perché comunque lo strato qui è sottile. Quindi, insomma, non siate troppo violente, con calma e pazienza. Ovviamente dalla camera, se si riesce a vedere, mi sa non tanto. Comunque, insomma, questo è quello di destra, è quello, insomma, dove il fondo è stato ripulito. Questo invece è ancora appiccicoso, ma dalla camera non si vede tantissimo comunque la differenza, anche perché sera, però vi assicuro che a occhio nudo la differenza tra i due si nota. E niente, andiamo quindi a montarli e nel frattempo vi metterò anche qualche piccolo step fotografico o un video velocizzato in cui realizzo quest'altra. Vorrei farla in blu. Utilizzerò un attimo questo dischetto per velocizzare tutto e andrò direttamente con la resina all'interno del mio bezel in piccoli strati, perché lo sapete che la resina UV, insomma, è meglio non effettuare strati troppo grossi. Bene, sono fuoriuscita troppo spessi e quindi vado così a fare un primo piccolo strato perché voglio che venga, insomma, bello coprente. Vado a recuperare il pigmento. Vedete che sto veramente facendo di tutto per non sporcarmi le mani con la resina. Ho fatto un piccolissimo, piccolissimo strato e vado a catalizzare e poi procedo così per strati. Lascio in lampada un minutino. Procedo con un secondo strato. Per comodità lo prendo perché è veramente vicino vicino questo elemento. Quindi preferisco, ecco, fare in questo modo. E vado con un secondo, sperando di centrare il glitter. Diciamo che sia anche, ecco qua. Abbiamo messo altri due glitter, sono bellissimi questi glitter, eh? Non so se ve l'ho detto, sono i Sahara della Resin Pro e quindi vado a fare un altro strato con la mia resina e vado direttamente così a mescolare, cercando di non sporcare il bordo. Ovviamente il bello di utilizzare questi bezel è che uno potrebbe anche creare contrasto di colore. In questo caso io, volendo mettere insomma un piccolo strass, ho deciso di andare proprio di blu e di oro. Poggio un attimo, pulisco il mio dotter e con una puntina del tovagliolo, un tovagliolino, vado a pulire il mio bordo perché non voglio che la resina blu si vada a catalizzare sul mio bezel. Insomma, deve restare il contorno pulito, altrimenti si perde poi tutto l'effetto, insomma, di questa cosa. Quindi ecco qua. Aspettate, lo avvicino a me e pulisco quest'altro angolino. Ok, direi che adesso va bene, in base alla mia vista, ovviamente.
Penso che vada bene e vado a catalizzare un altro minutino, dopodiché ci andrò a mettere il mio strass che nel frattempo, ah ok, ancora qui, quindi vado a far catalizzare e poi dopo ci metto alla fine il mio strass. Bene, mentre il nostro elemento insomma sta catalizzando, io vado a prendere un anellino e vado a completare il nostro orecchino. In questo caso, vedete, utilizzerò due anellini perché altrimenti la nostra monachella insomma farebbe girare il nostro elemento. Quindi utilizzo due anellini e poi vado ad inserire la mia monachella. Vado con il secondo anellino. Mi raccomando, aprite sempre gli anellini in questo modo. In questo modo vado a inserire, prendo la mia monachella in questo modo. In questo modo non ci vedo niente e vado ad inserire e sempre allo stesso modo con l'ausilio di due pinze vado a chiudere il mio anellino. Dovrei decisamente comprare delle pinze nuove. E quindi il nostro orecchino, il nostro primo orecchino con i prodotti di Lacobiz di cui vi ricordo il codice sconto è completato. Ovviamente se volete potete andare a fare un altro strato di resina trasparente perché a me sono rimasti in superficie un po' di glitterini. Poi deciderò, insomma, però l'idea di questo tutorial ve l'ho, insomma, secondo me ve l'ho suggerita. Altra idea era questa e adesso andiamo a completare il nostro piccolo bezel. Quindi abbiamo finito, spegniamo la lampada, abbiamo quasi completato. Quasi, dobbiamo fare un ultimo strato, secondo me anche due, perché mi piace che venga un pochino bombato. Vabbè, adesso io vado a mettere la resina sempre al centro. Ok, sempre con il dotter vado a stendere la resina. Questa volta non la coloro perché tanto i due strati colorati hanno perfettamente colorato l'oro della base e sempre con la pinzetta, che okay, non la trovavo più, vado e decido dove mettere il mio, non so dove metterlo, in basso, in alto, non lo so. Bene, nel frattempo si è girato. Va bene, diciamo che lo mettiamo qui in alto. Ma sì, ok, vado. Sarebbe stato forse carino anche più piccino. Forse non lo so se c'era nella scatola. Sapete, non ci ho fatto caso. Vado a vedere. No. Vabbè, comunque, insomma, poi il gusto è abbastanza personale. Quindi vado così e vado ad inserire in lampada. Mostro al volo indossato da Marti. Eccolo qua. Credite? Carino. Terminato anche il nostro piccolo ciondolino con i pigmenti, la resina UV e gli strass utilizzati per la nail art. Direi che in tutti i colori sono veramente una piccola chicca. E niente, direi che il tutorial è finito. Tutorial multiplo a questo punto. Vi mostro tutto. Ok, ho liberato un po' il tavolo, procediamo. Procediamo quindi con i nostri orecchini con questi elementi adorabili, dopodiché elementi adorabili da nail art e questi elementi, vi mostro il codice, e questo al soutache, sempre utilizzando i nostri piccoli elementi da nail art. Questo è il codice prodotto dei tre set da Nail Art. E poi per finire anche il nostro ciondolino. Qua devo mettere la monachella, l'ho già decisa, il perno. E il nostro elemento a luna, a forma di luna, realizzato sempre con la resina UV a più riprese e degli elementi a strass. E niente, come vedete, anche se si realizzano bijou con la resina, comunque ci si può divertire con la fantasia e creare cose carine e particolari. Niente, vado ancora a togliere qualche residuo, vedete? C'è ancora qualche residuo di scotch, però ovviamente avevo necessità di finire di montare il video. Abbiamo utilizzato anche le nostre monachelle. Vi ricordo, vi metto qui giù oppure qui su il codice sconto per Lacobiz e ci vediamo domani con una nuova unboxing. Vi saluto e vi abbraccio. Se il video ovviamente vi è piaciuto, lasciatemi un like e come sempre buona creatività. Ciao!
Dimenticavo, se vi siete persa l'unboxing, ve la metto giù nell'info box.